Non aver fatto visio. Allora presento subito i nostri ospiti, è rimasta con noi Melania Riccioli, che ringrazio, c'è poi con noi l'avvocato Davide Steccanello, buongiorno, e Morena Zapparoni, e poi rimasta con noi la criminologa Roberta Catania. Allora, avvocato, voglio dire da lei, va bene avere a disposizione delle autorità, ma perché fuggire se non avessero alcuna responsabilità dell'accaduto? Cioè, l'obiezione è giusta, ma io devo capire esattamente lo stato in questo momento di queste persone, da quello che ha detto Giannizza non è chiaro, se sono irreperibili o se invece in questo momento sono trasferiti, ma sono a disposizione. Da quello che però si è capito, anche lo scenario quell'altro, dicono la scena fino a prima che succede il fatto, però tant'è che loro non dicono che non c'è più. Quindi, Dario, ti possiamo dire che in queste ore, fino a ieri, sono state... Quindi evidentemente c'è qualcosa di questo evento che lo preoccupava moltissimo, e se qualcosa mi turba io ci vado comunque, evidentemente devo avere una motivazione legata a un posto che mi spaventa, quindi questo non è un elemento da poco, perché non si tratta di un incidente, la polizia lo racconta benissimo, ma lui ha delle lesioni compatibili al 100% con una azione di terzi, quindi è chiaro che Alex è spaventato, Alex che poi viene colpito a morte e viene ritrovato nelle condizioni in cui Alex... E un tono che manca della ricostruzione, allora vediamo cosa sta facendo, cosa torna. Io ricordo, diciamo, ancora su casa di Alex, il fine ritrovato nel corso subito di e allora abbiamo sentito Alex aveva paura di qualcosa, Melania potrebbe essere lì nel momento? Assolutamente, perché la paura è una reazione di difesa che gli umani hanno in rapporto di un ambiente ottoso, quindi è un allontanamento. Alex si è allontanato perché era spaventato, probabilmente anche alterato da sostanze che aveva assunto durante il suo rito sciamanico. E l'importante è stabilire la data e l'orario della morte, perché lui si è allontanato alla fine, diciamo, di questo rito sciamanico, accompagnato da due persone che poi lo hanno, così dicono, perso di vista e sono tornate indietro a chiedere aiuto. Qualcosa grosso, ragazzo, niente. Anche questo non ci risulta in questo momento, lo chiediamo alla nostra Valentina. L'avvocato Steccanello chiede, Alex, aveva addosso un cellulare, per esempio, attraverso le celle del cellulare si potrebbero documenti, insomma, c'era qualcosa che riconduceva lui? Sì, dai, sembrerebbe che avesse avuto con sé un cellulare, che però non è stato ritrovato, o almeno così, in questo momento ci risulta. È probabile che magari lo avesse in tasca e che chi l'ha ucciso, se è stato ucciso, abbia poi gettato il corpo di Alex nel fiume e il cellulare si sia perso, e questa è un'ipotesi. Comunque l'aggressione è stata molto violenta, e in un ragazzo sano di 25 anni, che è in grado di difendersi fuori anche più di una persona, perché i colpi che ha avuto sul torace per provocargli un'emorragia così grave da portarlo a morte sono gatti. Okay, questo l'ha detto anche la polizia che si parla di più persone. Andiamo a ripercorrere insieme gli ultimi momenti di Alex prima della morte. Un evento che siamo pochi solo 20 persone, lo sciamo e la pietra della sua rega per celebrare il sole di Tamaio e il rito della tisana alla vasca e tante di morti. Tutto l'autorizzo in questa pazzia. Il partecipa e anche quella di quello da cavere solamente un punto, quindi facciamo molta attenzione, se abbiamo dei problemi di salute mentale, rivolgiamoci agli esperti della salute mentale, se abbiamo dei problemi fisiologici. Quindi adesso ci seguiamo insieme, Veretta, Annelita e Emanuele Gentili. Sono le 2:56 del mattino, a casa mia vedevo questa strada stella dagli argini, le cose per avere 55 minuti, il sotto mentale sprecia tutta velocità con la sua auto, ha voluto quello che c'è nel dove era. Giovedì pomeriggio Stefano e Lorena avevano detto loro due figli minorenni che erano usciti fuori a cena, poi loro sono venuti fra tutti i cacciari che c'erano di là del duomo che era andato fuori corta all'interno di questa cucina di 6 pochi minuti. Durante scata il giorno dopo dei vigili del fuoco a bordo i corpi di due ex coniugi della donna affezionamente mutati nel fiume. Anche in possesso venire ripresi nel tentativo di salvarsi mentre dall'altro passeggero non si intravedono movimenti. L'autopsia prevista per questa mattina alle ore 10 di scuola dalla struttura di Cremona scioglierà molti dubbi. Lorena è ancora di pagamento dell'incidente. Allora andiamo subito in diretta a casa maggiore dove c'è Veretta Annelin. Veretta, un momento, un ragazzo di 25 anni, allegro, pieno di progetti, allora ce lo racconta meglio Emanuele Canta. Si sta molto bene, insomma, prima la tendenza arrivare a piumi e dai, si rivede. Che non sospetti che lei potesse aver cominciato una nuova. Qui, in questo punto, di campo di Barcalero, quelle strepaglie sono state probabilmente sradicate proprio dall'auto che si è lanciata in acqua. E potete anche immaginare che queste auto sono profonde 5-6 vite, quindi sono state proprio pochi minuti e l'auto era già sul fondo. Di quelli hanno già acquisito video di pagamento del servizio di quelle telecamere della società carabinieri che riprende proprio l'auto, l'impatto dell'auto in acqua. Ma allora, lo faccio vedere subito e poi torno da te. Thank you.